City Report. E questo è il capannone più ampio. Ed eccoci qui, insieme al nostro amico Paolo. Diciamo che la situazione da un lato della struttura è molto diversa. Dalla parte che vedete del cancello a destra è un po' pericolosina, c'è gente abbastanza incattivita. Qui invece da questa parte diciamo che sono un po' più amichevoli, sono un'altra etnia, ci hanno riconosciuto perché se ti reporto qui in zona abbiamo fatto di tutto e quindi ci hanno permesso di continuare a guardare queste cose anche perché sono tantini. Paolo, vuoi fare un'uscita fuori? Ma qui c'è altra gente, mi sa, tavolino.
Abbiamo finito. Grazie. Sì, neanche. Pensavo che crollava, non crolla. State di qui comunque che è meglio. Come va qui? Si sta bene qua? Certo, no, ma certo, sono tranquilli. Certo. Ascolta, chi fa le rapine vere è il governo. Sì. No, poi ci abbiamo cani che siamo in cucina qui. Guarda come ci cani. E noi c'è il baracchino qui. Ah, c'è il cane, sì, sì. Ebbene, noi vogliamo facciamo le rapine. Il casino. Allora ti dico, il discorso che stiamo facendo noi è quello che ci sono un sacco di appartamenti vuoti, palazzi vuoti e non li danno. Perché non li danno? È quello il problema, perché dicono ma tanto non li vuole nessuno, nessuno li viene a chiedere. Dove li vai a chiedere? Come fanno a venire? Il discorso è che chi ha tanti tanti soldi, non quello che c'ha 1.000 euro al mese, quello non conta niente, vuole tenere alto il prezzo delle case. Tu per tenere alto il prezzo delle case, per la gente che diciamo c'è la busta paga questa cosa, cosa fai? Gliene dai sempre di meno. Così per avere una casa ci vanno in 10. Ognuno dice io ti do 10 euro in più, io te ne do 20 in più, una casa da 100 euro ti viene a costare 1.000. Il governo ce lo vuole fare. Bravo, è quello il discorso. Il governo è si è mafioso e furbo. Solo per loro, lo Java, è caro, è conto bancario per loro. Milioni da euro e noi niente, siamo europei, fai un aiuto come se Europa. Comandano gli americani. No, così. Tu pensa che agli ucraini gli hanno dato 3 miliardi di euro, che se tu mi dici quanti sono non te li so neanche dire quanti sono. No, hai visto? No, si comanda da America. E quello come si chiama? Biden. Biden? Noi diciamo bedone. Bedone, un bidone. Bedone diciamo. Lui si con tutto il corpo. E sai qual è il problema? Proprio quello, che tu non c'hai soldi per lasciare le case alla gente e li vai a spendere in armi. I soldi spesi in armi sono il peggio, perché tu ammazzi l'altra gente, distruggi anche di lì e poi la gente che di là cosa fa? Ma non si muove nessuno, sono tutti zitti, perché quelli che prendono lo stipendio, perché c'è pure che glieli portano via, ce ne hanno pochi, ancora gli portano via pure quei pochi. Guarda che non siamo messi bene in Italia, non ti credere. Ha fatto quella guerra in Israele, da Hamas, sono da bidoni, da Biden, come si chiama. Tu lo sai che per la questione della Palestina, sì. Se tu vai in giro a fare le manifestazioni per la Palestina, anche se tu vai a fare le riprese col telefonino, ti denunciano. In Francia ti arrestano. Quell'altro in Francia. Vabbè, niente, dai, speriamo bene per tutti. Dai. Questo sì, governo. Noi hanno fatto. Ma se hanno levato anche. Allora ascolta, hanno levato il reddito di cittadinanza? Sì. Cioè ti sembra normale? Che tu gli davi 500.000 euro a una persona, si è speso 3 miliardi per comprare gli aerei. Ma siamo tutti uguali? Per il governo siamo piccoli. Il governo. No, è il popolo che non è unito. Andiamocene, vai. Vi lascio libero. Ciao, dentro, grazie. Ciao. Thank you.
cari amici, abbiamo atteso un pochino che alcune delle persone che c'erano dentro venissero fuori, come gli abbiamo suggerito, a spiegarci le loro motivazioni, dato che l'interno non era il massimo per quanto riguarda la sicurezza, la loro ma anche la nostra. Abbiamo finito dalla cartiera, speriamo di non doverci tornare più, visto che ci siamo tornati tre volte in questi 5 anni. E un saluto a tutti gli amici di Baranzate, siamo qui, siamo venuti a trovarvi, e alla prossima puntata ancora, alla camera Paolo Rusconi, Hermes, Tullio, e che Dio ce la mandi buona. Andiamo avanti. City Report.